Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lei che ministero vuole? Li leggete i comunicati stampa che mando? Ecco. Salvini è in questa fase molto debole per contrattare il Viminale. Ti voglio bene. La Lega riunisce i neoeletti in sala Umberto dietro Piazza San Silvestro, un modo per motivare la truppa, ma l'attenzione della stampa è tutta sul toto ministri. Ci sarebbe il veto di Giorgia Meloni su un possibile ritorno di Salvini al Viminale. Non ne sento di tensioni, proprio avete un voltometro che evidentemente non è quello giusto. Con un Salvini così indebolito la contrattazione sulle... Siamo il secondo partito di governo. Ma innanzitutto non mi pare indebolito, non mi pare che noi siamo qua per le poltrone, adesso decideranno e spero vivamente che Salvini prenda il Viminale, ce lo spieghiamo tutti, ci aspettiamo il ministero dell'interno, Matteo Salvini. I comunicati stampa ostentano unità di intenti, ma in retroscena raccontano di diverbi e tensioni. Il leader del Carroccio avrebbe minacciato il sostegno esterno al governo pur di riottenere la poltrona a lui cara. Assolutamente no, non è vero, queste sono balle dei giornali. La formazione del governo non creerà assolutamente problemi. No, non c'è mai stato un governo così coeso negli ultimi 30 anni della Repubblica. Fuori dal governo potrebbe restare un uomo di punta della Lega come Giorgetti. Ci dica solo questo, se tutto sommato un giro fuori dal governo a lei non dispiacerebbe? Si riposa, si cura, grazie. Dovrà ottenere la poltrona della pubblica amministrazione invece che quello della giustizia? Grazie mille, ho ottenuto la poltrona di parlamentare, arrivederci. Arriverà lei al Viminale invece che Salvini? Qua, si va al Viminale di qua, si va. Quindi si sta preparando no, per la strada? Assolutamente no, al Viminale ci va Salvini. E perché la Meloni ha queste remore? Per i suoi rapporti filorussi, per Open Arms? Al Viminale ci va Salvini. Ma Salvini è così indebolito che non riuscirete a tenere questa poltrona importante? No, non penso che sia quello il problema è trovare una quadra e bisogna trovare e fare un governo con le persone migliori in questo determinato momento storico, che è un momento molto difficile per l'Italia. Come mai i governatori non hanno dato la spallata finale a Salvini, che è una leadership azzoppata? Perché noi siamo una famiglia e ci vogliamo bene. Quindi non è tempo ancora di sostituirlo? Non penso che lo sarà.